Forse sapete che sono molto sensibile ai problemi della natura. Beh, cosa ci faccio in questo salotto, in questa stanza piena di mobili? Beh, dovete sapere che tutti i mobili che sono in questa stanza sono stati costruiti con legno riciclato. Un'altra cosa che forse non sapete è che l'Italia è leader mondiale in questo campo. E tutto nasce dall'idea di Mauro Saviola, che negli anni 60 mise le basi per costruire un'azienda che sarebbe diventata leader mondiale in questo campo. E qui con me c'è il figlio, Alessandro Saviola. Alessandro, come ci siete riusciti? Guarda Vincenzo, direi con tre ingredienti principali. Uno, il coraggio. Perché immagina che 30 anni fa la sensibilità rispetto ai temi dell'ecologia era ben diversa da quella attuale. Il secondo ingrediente è la determinazione, grande determinazione di mio padre anche di fronte alle prime difficoltà a voler andare avanti. Il terzo elemento è un po' di incoscienza, perché come sempre quando si innova tanto, quando si è pionieri in un'attività, un pizzico di incoscienza è necessaria. E poi ci è venuta in soccorso la tecnologia, che ci ha consentito di fatto di pulire questo legno e renderlo utilizzabile come il legno vergine per la produzione di pannelli. Non da ultimo la creazione di un vero e proprio network di raccolta per il legno, che oggi conta circa 20 centri. Bene, avete capito? Oggi parleremo di legno riciclato e seguiremo tutta la filiera, dalla materia prima fino alla costruzione dei pannelli ecologici che diventeranno mobili, i mobili che mi circondano. Insomma, tanto da raccontarvi, ma prima sigla! Guardate che meraviglia, io amo il legno, amo il profumo del legno. Questo è un rovere, guardate, colore scuro. Questo invece è un noce, un po' più chiaro. Ecco, forse non lo sapete, ma qui c'è soltanto legno riciclato. E forse non lo sapete, ma l'Italia è il primo paese al mondo per il riciclo del legno. E questo grazie a un'azienda, il gruppo Saviola, e oggi vi racconteremo come si fanno questi pannelli. Ricordate i pannelli che abbiamo appena visto? Bene, sono fatti con questo, montagne di legno riciclato. Ecco, questo è soltanto uno dei piazzali del gruppo Saviola, che si trova a Viadana in provincia di Mantova, e qui con me c'è Alessandro Saviola, che è il presidente del gruppo. Alessandro, la prima cosa che ti voglio chiedere, così curiosità mia, perché cade dell'acqua da quella gru? Semplicemente per abbattere le polveri che possono generarsi nel piazzale. Senti una cosa, voi siete gli unici, i primi a creare pannelli di legno con legname 100% riciclato. E tutto nasce da un'intuizione di tuo padre, Mauro Saviola. Sì, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, abbiamo deciso di smettere di utilizzare legno vergine e l'abbiamo sostituito completamente con il legno di riciclo. Noi amiamo dire che la provenienza del nostro legname non sono le foreste, ma bensì le foreste urbane, quindi le città, i luoghi dove c'è il consumo. Ti faccio un esempio: la signora Maria porta in un'isola ecologica un vecchio mobile che non usa più. Questo mobile viene macinato e diventa materia prima per produrre un altro truciolare che poi diventerà un altro mobile in un ciclo infinito. Raccontami un po' la storia. Noi in quei tempi importavamo legno dall'Ungheria, dalla Francia, dall'estero, perché in realtà l'Italia non era poi così ricca di legno, da qui l'esigenza di trovare delle fonti alternative. Abbiamo iniziato con gli scarti di segheria per poi invece evolverci anche dal punto di vista impiantistico e utilizzare qualsiasi tipo di scarto di legno. E così l'azienda è diventata in poco tempo il più grande riciclatore di legno del mondo e ha contribuito al fatto che anche l'Italia diventasse il primo riciclatore di legno al mondo. Poi nel 2009 ho raccolto il testimone di mio padre, che purtroppo è mancato, e ho cercato in questi anni di far crescere nuovamente l'azienda, cercando di continuare sul percorso dell'innovazione e delle acquisizioni.
In quali altri paesi siete? Recentemente abbiamo acquistato il 50% di un'azienda in Germania, sempre che produce pannello truciolare, e che convertiremo rapidamente ad utilizzo esclusivo di legno di riciclo in linea con la filosofia del gruppo. E poi abbiamo da tanti anni un'azienda in Argentina, nella zona di Entre Rios, a nord di Buenos Aires. Abbiamo cambiato piazzale, qui con Alessandro vorremmo raccontarvi come si passa da questo legno, quello che abbiamo visto poco fa, con i chiodi vecchio, pronto per essere riciclato, a questo, che poi sarebbe la materia prima con cui si fanno i pannelli. Allora, partiamo da qui, cosa succede? Allora, il processo produttivo inizia con una prima fase di pulizia, che è il lavaggio. Il materiale dal piazzale viene preso e immerso in una vasca, immagina una piscina di lavaggio, e qui avviene la prima fase di pulizia. Una volta prelevato dalla vasca di lavaggio, il materiale va caricato nel cippatore. Il cippatore è sostanzialmente un macinatore a coltelli che riduce il nostro legno di riciclo ad una pezzatura più piccola, che chiamiamo in gergo chips. Dopo il cippatore c'è una seconda fase di macinatura attraverso dei mulini a martelli che riducono il nostro materiale alla granulometria desiderata per continuare il processo produttivo. Allora, immagino che sia ancora bagnato il materiale a questo punto. Dopo la seconda fase di macinatura, infatti, il materiale entra nell'essiccatoio, che è un grande cilindro rotante che viene attraversato da dei gas caldi che asciugano il materiale e dal 40% di umidità lo portano al 2%, che è l'umidità corretta per andare avanti nel processo produttivo. A questo punto il materiale deve essere pulito sulla parte secca. Avviene attraverso dei flussi di aria che lavorano sul principio del peso specifico, per cui il legno, che è più leggero, passa e avanza nel processo produttivo, mentre tutti i materiali pesanti, come il ferro, la plastica, l'alluminio, cadono e seguono un altro percorso. Ferro, plastica, alluminio, che hanno un valore. Qui abbiamo degli esempi, qui abbiamo delle cerniere, dei chiodi, qui c'è l'alluminio. Cioè, è un valore che viene recuperato. Assolutamente, perché qui nel processo si cerca di non buttare via niente. Per esempio, il materiale ferroso viene sostanzialmente estratto dalla parte di legno di riciclo attraverso banalmente dei magneti. La sabbia stessa, che è un materiale pesante, viene separata sempre con il principio del peso specifico. Anche la plastica viene riciclata. Tutto questo materiale che vediamo viene separato e riutilizzato. Bene, e dopo tutti questi passaggi di pulitura ed essiccatura, eccetera, si ottiene la materia prima. Eccola qui. Sono il legno pulito, pronto per diventare un pannello, però ha due granulometrie diverse. Perché sostanzialmente il pannello truciolare è una specie di sandwich fatto da tre strati. Due strati di materiale fine e uno strato di materiale più grossolano. Serve per dare la flessione, le caratteristiche di flessione al manufatto, mentre la parte fine serve per avere una superficie planare pronta per essere nobilitata con le carte decorative. Bene, perfetto. Allora adesso andiamo a vedere come si fanno i pannelli. Questo enorme spazio ci sono migliaia di pannelli ecologici, però noi siamo partiti da quel truciolare fine un po' più grossolano. Raccontami come si arriva ad avere un pannello. Allora, per arrivare al prodotto finito ovviamente manca un passaggio fondamentale, che è quello dell'incollaggio con resina che viene prodotta totalmente all'interno del nostro stabilimento chimico, e dopo l'incollaggio si va direttamente alla formazione del materasso e poi alla prepressa e alla pressa. Senti Alessandro, io vedo qua pannelli di colore diverso, lì ce n'è uno un po' più rossiccio, uno un po' più scuro, che differenza c'è? Allora, noi usiamo i colori sostanzialmente per differenziare le varie tipologie di pannello. Per esempio, quella alle mie spalle, che vedi colorato di blu, è un pannello ad alta densità, quindi che ha un peso specifico più alto rispetto alla norma. Poi abbiamo, per esempio, pannelli colorati di rosso, che sono ignifughi, cioè resistenti al fuoco, oppure
pannelli verdi che sono idrofughi, cioè resistenti all'acqua. E che utilizzi hanno? Per esempio, i pannelli idrofughi sono ideali nella produzione, per esempio, dei bagni o delle cucine, dove è possibile, diciamo, che ci sia un elevato grado di umidità. Mentre i pannelli ignifughi, per esempio, sono perfetti per le pareti nei luoghi pubblici, penso, non so, ad un cinema, per esempio, no? Per abbassare il rischio degli incendi. Ecco, perché i pannelli in qualche modo vengono nobilitati, però non tutti i pannelli, c'è un 20% che viene utilizzato così grezzo, giusto? Esattamente, Vincenzo, l'80% dei pannelli viene venduto come nobilitato, il 20% grezzo. Grezzo significa così, senza una carta decorativa sopra e al naturale. Qui si vede perfettamente quello che mi hai raccontato prima, cioè il truciolare grosso in mezzo. Esatto, ci sono praticamente tre strati, un primo strato superficiale, uno strato interno invece più grosso e un altro strato superficiale che è uguale a quello sopra, che serve, deve essere estremamente planare perché serve per l'incollaggio poi delle carte decorative. Pannelli grezzi, però anche nobilitati, con cui si fanno mobili di ogni tipo. Ecco Alessandro, la cosa che mi impressiona sono questi pannelli. Questo sembra veramente marmo, anche al tatto sembra marmo. Hai ragione Vincenzo, questo grazie alle nostre finiture, che sono più di 50, che conferiscono al prodotto, oltre che una caratterizzazione estetica, anche una caratterizzazione tattile. Questa è la ragione per cui tu, toccandolo, lo scambi facilmente per il marmo, per esempio. In questo showroom abbiamo moltissimi esempi. Qui alle mie spalle abbiamo legno, abbiamo rovere, noce, qui abbiamo degli esempi di tessuto addirittura. Quante combinazioni di texture avete nei vostri pannelli? Guarda, le texture sono circa 50, ma bisogna considerare che poi possono essere combinate con 1000 carte decorative diverse, quindi in totale sono oltre 5000 combinazioni. Tutti i tipi di essenze di legno che si trovano in natura e anche materiali diversi, come per esempio le pietre, i marmi. Cosa diventano questi pannelli? Di fatto vanno all'interno dei nostri mobili. Oggi oltre il 95% dei mobili che ci troviamo in casa sono prodotti da pannello truciolare. Come si applica il marmo, in questo caso il tessuto, ad un pannello truciolare? Questi pannelli vengono trasportati nel reparto di nobilitazione, in cui vengono applicate due carte decorative impregnate di resina prodotta da noi stessi per, come si dice in gergo, nobilitare i pannelli grezzi e renderli adatti poi a diventare una parte di un mobile. Ma come nascono queste carte decorative, queste texture che vengono applicate ai pannelli di legno riciclato? Beh, l'abbiamo chiesto a Renzo Milani, direttore commerciale e sviluppo prodotto. Le nostre texture nascono dalla creatività di un nostro team di esperti. Esperti in design, in tendenze. Ogni giorno noi ci confrontiamo con i nostri clienti per trovare soluzioni alle loro necessità, mettendo loro a disposizione le nostre intuizioni creative. Riproduciamo marmi, pietre, tessuti, ma soprattutto legni pregiati, attraverso una profonda conoscenza e manualità che riproduce ogni minimo dettaglio, che riproduce ogni perfetta imperfezione che la natura ci regala. Alessandro, questa è una delle produzioni tra le più importanti in Europa e anche nel mondo, credo. Quali sono i vostri mercati? Il mercato principale è il mercato italiano, ma sempre di più sta crescendo il mercato estero, per esempio il mercato tedesco, tutto il Medio Oriente, l'Estremo Oriente, gli Stati Uniti d'America. Sono veramente tanti i paesi in cui oggi riusciamo ad esportare i nostri pannelli. Allora, diamo qualche numero. Quanti pannelli producete ogni anno? Allora, noi produciamo in un anno circa 40 milioni di metri quadrati di pannello nobilitato. Sono 40 chilometri quadrati? Sì, è come se coprissimo una superficie che è fatta, che ha un lato di 40 chilometri e l'altro lato di 40 chilometri. Noi calcoliamo che il nostro processo produttivo, così convertito a legno riciclato, ci fa risparmiare l'abbattimento di circa 10.000 alberi al giorno. E se consideriamo da quando siamo partiti alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, sono circa 90 milioni di alberi salvati dall'abbattimento. Beh, direi numeri straordinari, un buon esempio non soltanto per l'Italia ma anche per tutto il mondo.
Beh, a questo punto però trasferiamoci e andiamo a scoprire i mobili in kit. Sapete cosa sono? Beh, sarò io a raccontarvelo. Vincenzo, benvenuto nello showroom Composite del gruppo Saviola. Grazie. Come vedi, siamo circondati dai nostri meravigliosi mobili in kit. Tu ovviamente sai che cos'è un mobile in kit. Allora, se non sbaglio, il mobile in kit è un mobile che compri chiuso in una scatola, poi con gli attrezzi giusti e con le istruzioni giuste e poi lo monti a casa. Ti vedo preparato e abbiamo preparato una sfida per te. Sei pronto ad accettarla? Pronto. Perfetto, andiamo. Andiamo. Finito, anzi no, manca ancora una cosa, questo è un mobile per una televisione, per cui mettiamo la televisione. Eccola qua. Benissimo, direi che hai fatto un ottimo lavoro. Senti, è impressionante come un legno di riciclo diventi un mobile così, così bello. Effettivamente è un po' lo spirito del gruppo, partiamo da quello che è la montagna di legna che hai visto, lo trasformiamo in pannello e lo utilizziamo per i nostri mobili. Francesca Ro è responsabile progetto e sviluppo del settore mobile in kit. Come si progetta un mobile in kit? Come si progetta? Questa è una domanda interessante, nel senso che il mobile in kit di per sé ha differenti aspetti da tenere in considerazione. Sicuramente c'è l'aspetto estetico e funzionale per quello che vogliamo ottenere, quello che vogliamo presentare sul mercato. Però poi c'è tutta la parte di ingegnerizzazione per la fabbrica, per cui ogni mobile deve essere composto da componenti che si mettono assieme per formare in una sequenza tale da permettere all'utente finale il montaggio con semplicità. Infatti il nostro prodotto finito di per sé stesso non è solo il mobile, ma è il kit, per cui non solo dobbiamo progettare il mobile, ma anche l'imballo e anche il foglio istruzioni che permette poi il montaggio. I mobili in kit coprono tutte le esigenze, dal bagno alla cucina? Ad oggi sì, diciamo che nell'arco ventennale di esperienza abbiamo implementato sempre di più ambienti. Siamo partiti con dei mobili storage un po' più semplici come scarpiere o mobili multiuso ed effettivamente ci siamo allargati a tutta la casa. Tutto made in Italy, di che numeri stiamo parlando? Sono quasi 6 milioni rotti di imballi l'anno, per cui direi che è un grande impegno. Grazie, grazie Francesca. Noi fra poco ci ritroviamo con Alessandro Saviola. Saviola, leader mondiale per il riciclo del legno, ma non solo, giusto Alessandro? Giusto Vincenzo. Prendo spunto da una frase che disse mio padre nel 1975. Sono certo che dobbiamo cambiare molte cose. Questo non solo per il gusto di cambiare, ma perché l'evoluzione ce lo impone. Ecco, due parole chiave che hanno caratterizzato la storia da sempre del nostro gruppo sono sicuramente cambiamento ed evoluzione. Lo dimostra il fatto che nel tempo, come abbiamo visto prima, il nostro gruppo ha sempre deciso di andare avanti, di evolversi, di integrarsi verticalmente. Questa è una delle sue principali caratteristiche. Da ultimo, mi piacerebbe citare la produzione, per esempio, del tannino di castagno per la concia delle pelli o per l'alimentazione animale, che è l'ultima attività che abbiamo avviato all'interno del nostro gruppo.